Due Varesini sulle orme di Marco Polo. Sono gli specialisti Enrico Paggi e Federica Mascetti, coppia nella vita così come nello sport e nella passione per i motori, pronta a misurarsi con un tracciato pericoloso, avventuroso, accidentato e affascinante, quello della Pechino-Parigi, la cui prima edizione risale al 1907. Un rally da 16.000 km attraverso il cuore della Mongolia, a cavallo tra Estremo Oriente e metropoli dell'Occidente. Non solo un'impresa per pochi, ma anche il trionfo del Made in Italy e della propensione tutta varesina alla solidarietà. In cabina regia Giampaolo Ermolli, ingegnere di Mornago e capitano di una squadra di talenti che vanta decine di campionati vinti in pista e fuori strada. Paggi e Mascetti al centro di una serie infaticabile di allenamenti al Ciglione della Malpensa monteranno su una Fiat 124 Spider 1604 cilindri alleggerita, rinforzata nel telaio, affinata nel motore per superare ostacoli geofisici e pratici. Da un lato il terreno, a tratti sconnesso, i continui dislivelli, le altimetrie, dall'altro la benzina a 80 ottani disponibile in Mongolia. Sul fronte solidale, l'obiettivo della spedizione tutta varesina è chiaro: raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata da 30 anni nella lotta alle leucemie, che sogna di acquistare un'importante apparecchiatura a favore dell'ospedale San Gerardo di Monza e che troverà spazio anche sulla carrozzeria della 124 insieme alla scuderia del club varesino VAMS Federato ASI. Appuntamento il 2 giugno per la grande partenza, con 120 concorrenti ammessi e solo 3 italiani. In bocca al lupo e buon viaggio a Federica ed Enrico, i nostri generosi e audaci conquistatori.